Verrà formalizzata in settimana la richiesta di processo con rito immediato per Silvio Berlusconi in relazione all'inchiesta sul caso Ruby. Ieri si è svolto l'interrogatorio di Nicole Minetti, indagata insieme alla Lemora Emilio Fede, di favoreggiamento della prostituzione. La Procura di Milano, dopo l'atto istruttorio di questo pomeriggio, nei prossimi giorni depositerà la richiesta di rito immediato per il Premier. Un'altra giornata di tensioni in Egitto. La Farnesina continua a sconsigliare viaggi non necessari, ma anche sul Mar Rosso, non solo in Egitto. Intanto il presidente egiziano Mubarak ha chiesto al primo ministro di mettersi in contatto con le opposizioni, sottolineando che la situazione attuale richiede una riorganizzazione delle priorità del paese, in un modo che riconosca le legittime richieste del popolo. Agire insieme in Parlamento, in forme da concordare, per discutere senza pregiudizi ed esclusivismi, un grande piano bipartisan per la crescita dell'economia italiana, e questa è la proposta che il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, lancia al segretario del PD, Pierluigi Bersani, in una lettera che il Premier ha scritto oggi al Corriere della Sera. L'onorevole Berlusconi mi sembra un giocatore di calcio che vorrebbe continuare la partita anche quando il tempo è scaduto, e queste sono le parole di risposta del coordinatore della segreteria del PD, Maurizio Migliavacca, che commenta la proposta lanciata dal Premier e poi aggiunge: il tempo del suo governo è scaduto, Berlusconi ha avuto 3 anni per fare le cose che dice e non le ha fatte, inoltre è scaduto anche il tempo della sua credibilità. Berlusconi è alla ricerca disperata di una via d'uscita.